Buonasera e ben ritrovati nel canale con un altro progetto di Fai da Te. Per questo progetto specifico ci servirà il barattolo, la confezione di una crema, questo penso fosse un balsamo di qualche tipo, e una confezione che è abbastanza solida, insomma è bella tosta, quindi particolarmente interessante per farci dei progetti. Ci servirà inoltre un allarme di questi sonori cinesi o comunque molto economici, in pratica c'è una levettina, se così è disattivato, scusate, così è attivato, così è disattivato, quindi il magnete che è qui non interagisce con l'allarme. Quando è attivato si gira questo interruttore, nel momento che si allontana l'allarme dal magnete o il magnete si allontana dall'allarme, l'allarme suona. In più ci servirà del velcro, in questo caso del velcro industriale, molto interessante perché è essenzialmente composto di tutta una serie di piccoli dentini, e in questo caso specifico non c'è il maschio e la femmina. Capirete perché ci serve questo particolare tipo di velcro o qualcosa di similare. Che cosa faremo con il nostro, con tutti questi oggetti? Probabilmente ci servirà anche qualcos'altro, qualche strumento, ma poca roba, forse un pezzettino di legno, fare una mina da soft air, quindi diciamo per giocare al nostro gioco di guardie e ladri per bambini grandi, diciamo una cosa del genere. Qual è il concetto? Questa parte qui andrà tutta quanta nel terreno, si fa una buchetta, si metterà questa parte. La forma a cuneo di questa confezione è molto interessante perché potrà essere infilata nel terreno fino a un certo punto, anche così, e essendo a cuneo, anche semplicemente scavando il terreno con le mani o con un coltello, si può utilizzare la stessa forma e la stessa cassa per mettere la mina in posizione. Poi, per anche armare la mina, possiamo semplicemente svitare il tappo. Ci sarà questa parte che è fissata con del velcro, questa parte che sarà invece fissa sul tappo. Noi non dovremo fare altro che armare, anzi il contrario, perché qui c'è l'interruttore. Armiamo l'allarme, quando richiuderemo il tutto con l'allarme fissato, diciamo attivato, ci troveremo nella situazione che questi due oggetti stanno più o meno così sotto il tappo. Quando si preme, questo cadrà e questo rimarrà alto, anzi in realtà così, e quest'altro cadrà giù, e a questo punto l'allarme suonerà più 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 più, emettendo il rumore verso l'alto, quindi segnalerà il fatto che la mina è stata calpestata. Con il fissaggio delle varie parti all'interno del tappo, prendete un po' di carta, metteteci un po' di detergente che non sia grasso e iniziamo a pulire il tappo. Dopo aver pulito tutte le varie parti che dovranno essere incollate, tappo, magnete e allarme vero e proprio, ritagliamo un pezzettino di velcro che abbia più o meno queste dimensioni. Ce lo mettiamo perché ci servirà anche di poter cambiare le batterie una volta ogni tanto al nostro allarme. Dopo aver tolto la pellicola dal dietro del velcro, mettetelo, incollatelo sopra questo pezzettino
libero della struttura, avendo cura di lasciare libero lo sportellino per cambiare le batterie. Tagliate un altro pezzo di velcro che abbia più o meno le stesse dimensioni e fissatelo sopra. Questo perché i due pezzettini di velcro, uno sopra l'altro, ci serviranno per mettere l'allarme in posizione e diciamo procedere all'incollaggio una volta tolto la pellicolina dal velcro in una posizione tale da permettere la chiusura comunque del barattolo. Messo il velcro sia qui che qui, questa parte però si può sempre sfilare per cambiare le batterie. In questo modo il fissaggio sul tappo viene un pochino più stabile. L'importante è che da questo lato abbiate lo spazio necessario per poter armare e disarmare la mina sonora, quindi deve essere fatto in modo da non di avere spazio per disarmare la mina sonora. Inoltre dovete stare attenti quando incollate il tutto che ci sia spazio per poter poi avvitare il coperchio, perché sennò il vostro corpo coperchio non potrà essere avvitato e quindi la mina non sarà possibile da assemblare. Abbiamo incollato il nostro allarme, come potete vedere si avvita e si svita, quindi siamo pronti per il passaggio successivo. L'allarme vero e proprio ha fatto presa, è fissato qui, non sarà sottoposto a particolari stress meccanici, quindi dovrebbe resistere. Ci sono due anellini in due strati di velcro, quindi insomma è connesso con il velcro al tappo della nostra mina sonora. Questo non perché questa parte si debba staccare, ma semplicemente perché ogni tanto bisognerà cambiare le batterie, quindi semplicemente ci serve di poter accedere allo sportellino. Adesso dobbiamo fissare con questa tacca che corrisponde con questo triangolo. Questo triangolo qui. Quindi praticamente così, come vedete è un po' più basso, quindi lo dobbiamo alzare. Dobbiamo connettere questo supporto a un pistoncino che nel momento che viene premuto farà cadere o spostare questo magnete in una posizione tale da non chiudere più il circuito del switch dell'interruttore LID che è all'interno del magnete. Quindi dobbiamo innanzitutto portare a livello questa struttura e lo faremo con dei pezzettini di legno, prendendo più o meno questa distanza e tagliando dei blocchettini di legno per dare supporto al nostro magnete. Potremmo anche ricavare un profilo per mettere proprio incastrare tutto il nostro magnete dentro questo pezzettino di legno. Questo gli potrebbe garantire un minimo di supporto meccanico in più, quindi lo tagliamo qui e poi facciamo questo scasso. Continuiamo a fare questo scasso, l'avremmo potuto fare con il cesello se fossimo stati capaci, noi siamo poco falegnami. Ma in modo da ottenere più o meno così, poi dopo lo puliamo e lo tagliamo. Che abbiamo tagliato i due laterali, adesso lo scartocciamo semplicemente e abbiamo il nostro
abbiamo, diciamo, in qualche modo, no? Un accenno del nostro supporto per il magnete. È talmente largo e probabilmente ce ne escono due, quindi lo tagliamo a metà, lo tagliamo a metà e abbiamo due supporti per il magnete. Dando una raspa per il legno, abbiamo appareggiato tutti i supporti, insomma tutti gli spunzoni che c'erano fatti, diciamo, con i fori fatti con il traparo, e adesso abbiamo il nostro supporto per il magnete. Lo dividiamo a metà e ne facciamo due. Ok, abbiamo fatto i nostri supporti per il magnete, li incastriamo nel loro supporto di legno. Ci vanno più o meno, magari andranno un pochino, in realtà perfetto. Ok, e come potete vedere la freccetta la freccetta è scomparsa, ma dovrebbe essere quella. Adesso ci scriviamo col pennarello e siccome è questa dovrebbe andare qui, è più o meno a livello. Infatti proviamo l'allarme. Ok, e non suona. Mentre quando lo togliamo suona, perfetto. Ok, a questo punto dobbiamo tagliare un pezzettino di velcro largo più o meno come questo supporto tagliato, e adesso lo dividiamo a metà perché vogliamo che tenga, ma non tenga tantissimo perché deve cadere una volta premuto. Quindi l'idea sarà che due velcri stanno qui, due velcri stanno qui, non sono ancora incollati, quindi quando questo, adesso li facciamo cadere, staranno qui. Quando viene premuto lo stantuffo dal piede del nostro compagno di giocata, questi due velcri si staccheranno, tuc, e il magnete andrà fuori posizione. Lo stantuffo lo incolleremo qui e faremo un foro in questa posizione per poterlo fare uscire. Magari gli daremo un minimo di invito qui di lato, faremo un supporto per evitare che magari lo stantuffo piegandosi si possa spezzare, però insomma il concetto è più o meno quello. A questo punto prendiamo un pennarello e segniamo più o meno a che altezza dobbiamo fare il foro. Non è facile vederlo, ma più o meno abbiamo preso dei riferimenti. Adesso prendiamo un taglierino e facciamo il foro vero e proprio. Abbiamo forato, ci siamo aiutati con un taglierino messo sulla fiamma, quindi abbiamo forato il tappo nel modo opportuno. Il magnete andrà più o meno in questa posizione, fissato con il velcro, e da quest'altra parte ci sarà un pistoncino che quando premuto farà staccare il magnete. Abbiamo messo il velcro all'esterno del foro, abbiamo messo il velcro sul supporto del magnete. Abbiamo preso anche come riferimento dove devono essere messi l'allarme e il magnete, la loro posizione relativa. In questo modo, se accendiamo il magnete, l'allarme, come potete vedere, non succede nulla. Lo mettiamo sul suo barattolo, è già armato. Ok, è chiuso. Nel momento in cui, qui manca ancora il pistoncino, nel momento in cui ci sarà il pistoncino qui, magari anche una placca più grande, però insomma con attaccato un pistoncino qui, quando verrà premuto perché qualcuno passa sopra alla mina, l'allarme suona. Ok, in base alle dimensioni del foro prendiamo le misure
E facciamo, tagliamo questo pezzettino di legno della misura giusta. Con la larghezza ci siamo, con lo spessore un po' meno. Dobbiamo diminuire un pochino lo spessore, di questo oggetto. Possiamo provare con quest'altro, che era l'altro pezzettino, e più o meno ci siamo. Quindi diciamo come larghezza, eccoci, e come spessore. Eccoci, è un po' alto, quindi diminuiamo un pochettino l'altezza di questo pistoncino, eh? E poi magari lo proviamo con un pezzettino di legno più grande che faccia aumenti la base di pressione per sganciare il magnete che, diciamo, in qualche modo innesca l'allarme. Questo passaggio è in realtà optional, nel senso che ci basta tranquillamente il nostro pistoncino, per fare avere una mina più o meno funzionante, però come potete vedere il punto di pressione è abbastanza ristretto, solo questa superficie qui, quindi il piede deve poggiare sopra questa base per poter fare, diciamo, attivare la mina. Cosa migliore sarebbe invece avere una superficie più ampia. In questo caso, questo pezzettino di compensato potrebbe fare al caso nostro. Come larghezza ci siamo, ne prendiamo una sezione, un segmento, come direbbe qualcuno, più o meno delle dimensioni della mina stessa. Quindi lo tagliamo qui. Abbiamo ritagliato questo pezzettino di plexiglass di compensato, mossato gli angoli della nostra piastra di pressione, ci mettiamo sopra il tappo, la parte alta la parte, diciamo, sì, insomma, il contenitore della nostra mina, e guardiamo dove dobbiamo fare, diciamo, incollare insieme pistone e cilindro. Facciamo un segno con la matita qui. Abbiamo il pistoncino, abbiamo la piastra di pressione, abbiamo segnato dove deve andare la piastra di pressione e adesso incolliamo insieme le due parti. Potete usare un qualunque tipo di collante che, insomma, sia adatto al legno o al materiale che avete utilizzato. Uno, due. Incollato le due parti. Fate una leggera pressione. Realtà probabilmente questo pistoncino è anche troppo lungo rispetto al nostro setup, quindi ho arbitrariamente deciso che lo taglio a metà. Ok, abbiamo accorciato il pistoncino e adesso ci incolliamo l'altro. Piastra di pressione, il nostro tappo della mina, lo mettiamo in posizione, mettiamo la colla e ci incolliamo questo sopra. Abbiamo messo la colla tra queste due parti, li abbiamo incollati, abbiamo fatto un pochino di pressione, le frecce sono allineate, quindi quando sarà armato l'allarme non scatterà e aspettiamo che si asciuga e poi faremo i nostri test. E voilà, la mina è pronta, molto molto spartana. La apriamo, voilà.
è fisso, cioè è molto buono il sistema di incastro di questo barattolo, quindi non è facile svitarlo. Ok, come potete vedere l'allarme e il magnete sono in posizione, armiamo la mina e non sta suonando nulla. La rimettiamo dentro. Una volta posizionata, dovremmo trovare forse qualcosa da mettere qui sotto per impedire a rametti di qualche tipo di entrare sotto la piastra di pressione. Adesso ci penseremo un pochettino. Però quando il nostro avversario, il nostro compagno di giocate, poserà il piede qui sopra, scatterà l'allarme e diciamo quell'avversario uscirà dal game per disarmare la bomba alla fine della giocata e ritornare nella posizione originale. Rimettiamo la figura. Ok, e riposizioniamo il fermo, che essendo in velcro si blocca in posizione. Richiudiamo il tutto e poi magari possiamo mettere dei pezzettini di gomma piuma sotto alla mina per evitare che magari durante il trasporto venga schiacciata.